Fra il 2012 e il 2023, quindi oltre 10 anni, i casi discussi dal GOM, Gruppo Oncologico Multidisciplinare del Polmone di Arezzo, sono stati complessivamente 1.765, con 300 casi analizzati nel 2023, un numero che è letteralmente il doppio rispetto al 2012. Questo non significa che i casi siano raddoppiati da un punto di vista epidemiologico, ma che vengono intercettati maggiormente e di conseguenza anche le cure sono più efficaci. Quanto riguarda il GOM del polmone nella provincia d'Arezzo ha una storia ultra trentennale. Quello che mancava, la possibilità di avere un dettaglio sul registro dei casi di tumori che passano attraverso il GOM del polmone. Dal 2012, in cui è iniziato questa raccolta di dati, fino ad oggi c'è stato un incremento significativo dei casi che passano al GOM del polmone, vengono poi discussi a livello multidisciplinare con tutti gli altri specialisti del gruppo stesso. Quindi questo è il messaggio che vogliamo dare, lo dico a nome di tutti i componenti del GOM, che ringrazio per la loro attività, è quello di essere più efficienti nell'intercettare precocemente questa patologia, di discuterla per tutti i diversi aspetti, sia dalla diagnosi precoce, la caratterizzazione del tumore, quindi anche con l'anatomia patologica, la biologia molecolare, le indagini di radiologiche di medicina nucleare e poi la terapia che si avvale della terapia oncologica moderna, della radioterapia e della terapia chirurgica che fa capo all'azienda ospedaliera universitaria senese. Il tumore del polmone rappresenta una vera emergenza sanitaria in Italia e nel mondo, proprio per il numero di persone che si ammalano ogni anno e per la prognosi ancora molto severa negli stadi di malattia avanzata. Diciamo che intercettare tutti i tumori, ma quello al polmone è particolarmente, in alcuni casi anche aggressivo, intercettare significa salvare la vita in alcuni casi. Anche questa è una giusta osservazione, è una patologia che noi possiamo definire tempo dipendente, perché più presto noi riusciamo a intercettare, non soltanto intercettare, anche ad avere l'identikit precisa del tumore, più diamo la possibilità ai nostri pazienti di avere una terapia che possa controllare o addirittura anche guarire. Vale sempre il messaggio fondamentale che la causa principale, ecco questo ci tengo a sottolineare, dei tumori del polmone è sicuramente sempre il fumo di sigaretta, pur essendoci una quota significativa di casi che si verificano in soggetti non fumatori, soprattutto per alterazioni a carattere genetico, non che vengono trasmesse a livello familiare, ma ci possono essere anomalie genetiche per le quali poi gli oncologi possono dare terapie molto specifiche, molto selettive proprio su quell'alterazione, quindi per ottenere maggiori risultati.